quarta corsa di Palermo, ben 17 anziani di categoria G al via, guidata dagli aspiranti allievi, partenza con qualche problema per diversi concorrenti, quindi allineamento che lascia abbastanza a desiderare, però si va con la rottura del numero 2, si tratta di Nicole Di Galardo, che prova a partire con maggiore sveltezza del solito dalla seconda fila, filtra Ura Sio M e va a sistemarsi in seconda posizione dietro Lampo di Re. Più indietro vediamo con il numero 1 il Yes Rock, che si sistema in terza posizione, diversi concorrenti in rottura e quindi fila piuttosto allungata in questa quarta corsa con Lampo di Re che si incarica di comandare nei confronti di Urasi Room, poi l'uno di Ilges Rock e più indietro gli altri. Vediamo i primi 600 metri. I primi 600 metri piuttosto veloci per la categoria, 44,2 al mio cronometro con Lampo di Re, mentre per linee esterne prova a farsi strada Papaio BLV, il favorito della corsa, sia pure a quota di 3,15. C'è l'errore di Ilges Rock. Papaio BLV adesso si profila all'esterno di Urasi Room nella sua scia. Vediamo anche cercare di farsi strada il numero 8 di Minicab, attacca Papaio BLV, all'esterno viene avanti anche Minicab, ancora più a largo il 14 di Prevert Griff, quindi lotta molto serrata con Lampo di Re che dà l'impressione di aver ripreso vigore e rientra all'interno del numero 12 Papaio BLV e del numero 8 Minicab, a contatto sempre il 10 di Urasi Room, in quarta ruota addirittura Prevert Griff, poi a seguire anche il 15 di Passepartout, vediamo un po', siamo alle battute conclusive, Lampo di Re prova a resistere, trova un buco interno, Urasi Room filtra e va a vincere a quota incredibile questo Urasi Room nei confronti di Lampo di Re e di Morning AS filtrato per linee interne. Dunque arrivo a sorpresa doveva essere, arrivo a sorpresa è stato, ha vinto Urasi Room, la quota è di 6,06, ma solo perché legato dal rapporto di scuderia con Olimpia IG, quota dunque più alta sarà per il piazzato. In sediolo Urasi Room Antonino Pecoraro, per i colori della signor Antonino Di Vita e il training di Antonino Pecoraro.